Buongiorno e benvenuti al TG di RTTR. Apriamo subito il notiziario con la tragedia di Covolo, dove nel tardo pomeriggio di ieri l'assessore alle foreste di Cimone, Renzo Zanotelli, è morto in seguito a un incredibile incidente. Un volo di oltre 10 metri ha spento ieri la vita di Renzo Zanotelli e ha ammutolito l'intera comunità di Covolo. Il giorno dopo l'inspiegabile incidente, le campane della chiesa suonano morto per volere del parroco Don Daniele Morandini. La tragedia si è consumata nel comune di Cimone. I fatti erano da poco passate le 18 quando gli amici Francesco Spagnoli alla guida e Renzo Zanotelli nel lato passeggero viaggiavano lungo la ripida stradina che dalla frazioncina Vegri Rori porta alla statale di Garniga. D'improvviso, a una curva, lo Spagnoli perde il controllo della macchina a causa del brecciolino. È un attimo, l'ex preside dell'Istituto Agrario di San Michele tenta di frenare l'auto, ma con molta probabilità la concitazione del momento gli fa schiacciare il pedale dell'acceleratore. L'auto schizza fuori strada, abbatte la tenue recinzione in legno che delimita la stradina e compie un volo di oltre 10 interminabili metri, andandosi a schiantare sulle fondamenta di questo cantiere. Lo Zanotelli muore sul colpo, mentre Spagnoli sopravvive grazie all'airbag. Zanotelli lascia la moglie Tiziana e tre figli. Al vice capo del coro locale delle Tre Cime, del quale Renzo era l'anima e il baritono, è affidato il ricordo di Zanotelli. Ricordo adesso, sono anche un po', mi viene anche il nodo, perché erano amici, il testimone al matrimonio, era il nostro corista, uno dei bravi, dei migliori, diciamo. E faceva anche gli assoli e dopo era assessore in comune, un ragazzo che non ho mai visto arrabbiato, mai, sembra incredibile, insomma. Nuovo blitz antiprostituzione da parte della squadra mobile di Bolzano, che nella notte di ieri ha effettuato controlli in centro e in periferia. Fra la stazione e la funivia del Renon non è stata individuata alcuna prostituta, mentre nella zona dei piani sono stati fermati e poi accompagnati negli uffici di via Marconi un transessuale brasiliano e 11 ragazze, tra cui 3 italiane, 2 di origine colombiana, un'austriaca, 3 romene, 2 albanesi, una macedone e una ucraina. Gli accertamenti effettuati in questura hanno consentito di identificare le connazionali, appurando la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale degli stranieri. Al contrario, l'unico episodio rilevante è avvenuto all'atto del controllo di un travestito rumeno di 24 anni che si stava prostituendo nei pressi della funivia del Colle. Il Viados, alla domanda degli agenti di mostrare i documenti e di motivare la sua presenza in Italia, per tutta risposta prima li ha insultati pesantemente e quindi è passato alle vie di fatto aggredendoli con calci e pugni. È stato arrestato per resistenza. Incendio in tarda serata a Caderzone, in Val Rendena. Le fiamme divampate dal tetto hanno distrutto una casa, costringendo 4 famiglie ad evacuare. Parte della copertura ha ceduto, complicando quindi l'intervento. 80 i vigili del fuoco impegnati. Probabilmente il fuoco, che complice il vento, si è propagato velocemente, è stato dovuto al malfunzionamento del camino. Sarà la prova del 9 domani per la tangenziale di Trento, interessata dai lavori alle gallerie di Piedicastello. Dopo il weekend, infatti, si preannunciano 3 settimane di passione per il traffico. Amministrazione e Polizia Municipale invitano a lasciare l'auto in garage perché la viabilità potrebbe collassare con le arterie troppo cariche e in mancanza di una viabilità alternative. A chi viene da nord si consiglia di parcheggiare l'ex Zuffo a sud per un mese. Da domani, dalle 7 alle 19.40, sarà attiva una navetta gratuita dal parcheggio alle Ghiaie fino al Brand Center. Partirà ogni 10 minuti, toccando le fermate principali. La Polizia Municipale presiederà i punti critici e interverrà su segnalazione di un manager della mobilità dedicato. Si è spento ieri il padre di Lorenzo Dell'Ai, il presidente della provincia, al Santa Chiara di Trento. Bruno Dell'Ai, 80 anni, nato e vissuto a Trento, amante della montagna, per diversi anni era stato messo comunale a Palazzo Thun. Mauro Betta lo ricorda come un uomo molto impegnato nel volontariato e nel sociale, in particolare a Gardolo. I funerali probabilmente domani o martedì. Grande partecipazione ieri a Trento per la castagnata della Busa organizzata dalla circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara.
Giordano Mariotti. Una festa ad altri tempi, molto sentita nonostante il crollo della colonnina di Mercurio. Si respira aria di nostalgia in Viale Trieste. La gente torna a incontrarsi in strada e i versi dei poeti dialettali si intrecciano con le note della fisarmonica, rievocando immagini lontane, le lavandaie d'una volta e il tempo delle castagne matte. Un'iniziativa per sollecitare la promozione della storia dei rioni. E tra le partite di ping pong, i palloncini colorati e l'esposizione di quadri con le formiche di Vettori, al mercatino del riuso si scambiano libri e giochi dell'infanzia, il tutto avvolto dal profumo di castagne e vin brûlé. Più di 7.000 persone al Palaonda di Bolzano si sono fatte trasportare dalla musica di Michael Bublé. Un concerto da seguire come un romanzo d'amore. È il consiglio dello stesso cantante canadese, noto per l'interpretazione swing di famose canzoni come I'm Your Man e Me and Mrs. Jones. Da Home a Save the Dance a Moon Dance, gli applausi per Bublé fanno tremare il Palaonda. Coreografia scarna, luci fredde, a riscaldare il cuore dei presenti ci pensano le dolci note, alle quali però, confessa, preferisce il rock, quello di Elvis in primis. L'hockey, la sua grande passione coltivata a Vancouver, e in regalo riceve la maglietta del club bolzanino, fuori l'attesa dei 7.000 fans venuti anche da fuori regione. I titoli non li so, mi piace un po' tutto. Mio marito ha avuto la fortuna di vincere il biglietto e sono venuta volentieri. Tutto? Mi piace molto, Lost. Il pezzo che preferisce? Mannaggia, non lo so dire in inglese. Un successo, la prima delle 6 tappe italiane già tutte esaurite del Call Me Irresponsible Tour che a Bolzano si è chiuso con Song For You dedicata al pubblico altoatesino. We meet every day at the same cafe, 6:30 and no one knows. Rimaniamo nell'ambito musicale. A Rovereto riprende il ciclo di concerti matinee a Casa Mozart. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha visto questa mattina esibirsi a Palazzo Todeschi Micheli il pianista Haruka Kuroiwa. Il musicista giapponese, classificatosi primo al concorso internazionale di Padova e al Saturnia Piano Competition, ha eseguito musiche di Beethoven, Ravel e Chopin. Il prossimo appuntamento con le matinee a Casa Mozart è previsto per domenica 18 novembre con la pianista ucraina Anna Kravchenko. Big match del campionato Beretti ieri tra Milan e Mezzocorona, sulla panchina rossonera Franco Baresi. A valorizzare un settore giovanile. Valorizzare, diciamo, nelle scelte, nel lavoro quotidiano, negli anni. Credo che il Milan in questi anni abbia sempre tirato fuori dei giocatori. È chiaro che da prima squadra per il Milan, che magari è difficile, ma giocatori che giocano in Serie A e in Serie B ce ne sono tanti. E l'ultima domanda, la sua scelta è di seguire il settore giovanile piuttosto che una prima squadra? Ma per ora faccio esperienza con i ragazzi, poi in futuro si vedrà. Può fare un saluto ai tifosi milanisti che la seguono? Ma a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ai tifosi rossoneri e a tutti gli sportivi. Ciao. Il telegiornale si chiude qui, vi rinnovo l'appuntamento con le notizie di RTTR alle 19 e vi auguro una buona giornata.